separare gli audio di ogni programma che stiamo utilizzando durante le nostre live streaming in maniera semplice ed intuitiva, ora si può. Ancora una volta, grazie a OBS Studio. Quando siamo in streaming, non dobbiamo solo occuparci di intrattenere il nostro pubblico con discorsi interessanti, gameplay accattivanti, eccetera. Dobbiamo anche dare a chi ci segue una qualità sia video che audio ottimale. Dobbiamo gestire e ottimizzare i livelli di ogni traccia audio come Spotify, gameplay, video su YouTube, in maniera separata l'una dall'altra. Uno dei programmi più famosi per la gestione audio del nostro computer è sicuramente VoiceMeeter. Nelle sue diverse versioni, banana o potato, VoiceMeeter permette di avere più ingressi audio fisici, come microfoni o strumenti musicali, e diversi ingressi audio virtuali, che permettono di separare i segnali audio dei programmi attivi. La presenza di knobs, faders, eccetera, rende l'interfaccia di questo software sicuramente poco user-friendly e orientata ad un'utenza più esperta. In più, durante lo streaming dovremo usare sia noi che il computer stesso un ulteriore programma oltre a quelli che già utilizziamo quotidianamente. È qui che ci viene in aiuto ancora una volta OBS Studio, che grazie ad un altro plugin ci permette di catturare separatamente i segnali audio di ogni programma in funzione al momento della nostra live streaming. Se vi sta piacendo il video, fatemelo sapere lasciando un bel mi piace, commentando qui sotto per dirmi cosa ne pensate, iscrivetevi se non l'avete già fatto e non scordatevi di attivare le notifiche per rimanere aggiornati sui futuri video. Come prima cosa andiamo a scaricare il plugin dedicato. Come sempre lascio il link utile al video qui sotto in descrizione. Scaricato l'eseguibile ed installato, ed ora di andare su OBS Studio ed impostare la nuova funzione. State ben attenti, questo plugin potrà catturare audio di qualsiasi software solo durante la sua esecuzione. Per evitare di andare ad aggiungere tutte le fonti audio per ogni scena, andiamo per prima cosa a creare una nested scene, cioè una scena che conterrà tutte le fonti desiderate, in questo caso le fonti audio da separare, in modo tale da evitare, come detto in precedenza, di ripetere l'operazione in tutte le scene dedicate alle nostre live. Aggiungiamo quindi una nuova scena, chiamiamola NS Audio Separati ed aggiungiamo tutte le fonti necessarie alla cattura dei programmi. Il primo software che voglio andare ad aggiungere sarà Spotify. Mi andrò quindi ad assicurare che il programma sia in esecuzione al momento di aggiungere la fonte. Clicchiamo su più e selezioniamo Application Audio Output Capture. In questo caso lo rinominiamo Spotify e clicchiamo su OK. Qui dovremo selezionare il programma Spotify ed aggiungerla alla lista cliccando su Add Executable. Clicchiamo un'altra volta su OK ed ora in poi, ogni volta che attiveremo la musica tramite il software di Spotify, OBS Studio catturerà separatamente l'audio così che potremo controllarlo e modificarlo. A questo punto andiamo ad aggiungere l'audio del nostro gameplay. In questo caso ho aperto Hogwarts Legacy e ripetiamo l'operazione precedente. Nomineremo la fonte Gameplay ed andremo a selezionare Hogwarts Legacy tra le applicazioni. Come in precedenza clicchiamo su Add Executable e di nuovo su OK. Ora l'audio del nostro gioco verrà catturato da OBS. Una volta aggiunti tutti gli audio desiderati, dovremo inserire la nostra nested scene in tutte le scene dedicate alle nostre live streaming. Basterà dunque andare su una delle scene dedicate, cliccare su più e selezionare scene. A questo punto aggiungiamo la scena creata poc'anzi, NS Audio Separati, e voilà! Tutte le nostre fonti audio aggiunte in una volta sola. Ricordiamoci inoltre che se siamo in possesso di un dispositivo come Stream Deck o Touch Portal, potremo tramite pulsanti dedicati attivare, disattivare, alzare o abbassare il volume di queste fonti audio semplicemente con un click. Se volete saperne di più su dispositivi macro e come impostarli, potete andare a vedere il video dedicato qui sopra. Invece, se voleste imparare a come creare video verticale direttamente su OBS Studio senza bisogno di post-produzione grazie ad un nuovo plugin, questo è il video che fa per voi. Noi ci vediamo alla prossima, ma ricordate, stream smart, no hard.